Allora, due donne molto combattive insieme, l'avvocato della Corte e Rosa Praticò. Allora, mai più violenza infinita. Voi siete relatrici oggi, ma soprattutto siete stati parte attiva in questo progetto. Sì, infatti. Sì, infatti, questa è l'ultima tappa che conclude un iter lunghissimo in cui la Presidente Virginia Ciaravo e Rosa Praticò hanno messo un impegno enorme, la Vicepresidente. Io oggi ho l'onore di essere relatrice. Chiaramente, parlandosi di stalking e di femminicidio, mi occuperò della parte legale, sede civile, quindi parlerò delle separazioni, delle questioni di violenza intrafamiliari che ci sono durante le separazioni in attesa dell'udienza presidenziale, di quali sono i rimedi che possono agevolare ed evitare che si arrivi poi alla tragedia del femminicidio. Rosa Praticò, per quanto riguarda questo progetto, la cosa fondamentale era raggiungere i ragazzi, ma il progetto è andato ben oltre le aspettative. Perché? Allora, sono Rosa Praticò, vicepresidente di Mai più violenza infinita. La nostra volontà era quella di andare a curare, prima ancora di arrivare all'estremo gesto, per cui siamo entrati nelle scuole, il primo e il secondo anno di scuola superiore, abbiamo somministrato le questioni, abbiamo parlato con i ragazzi, l'abbiamo fatto fare attraverso i docenti, per cui questo è il valore aggiunto, perché non ci siamo intromessi dal rapporto tra lo studente e la docente. Io mi interesso per la parte imprenditoriale, perché accompagno le donne a realizzare un'attività chiaramente imprenditoriale, perché tutto è importante, anche questo è importante. Dopo l'area legale, l'area medica, psicologica, anche l'area imprenditoriale ha la sua importanza e io mi occupo di questo. Avvocato della Corte, per un altro aspetto importantissimo della violenza è la violenza assistita. Molte volte nelle cause di separazione, nelle cause di violenza, vi è questa violenza che molte volte è sottovalutata. Un caso particolare su tutti, quello che sta succedendo in Sicilia a Ragusa con il piccolo Diego Stival, al quale è stato impedito dal primo momento di vedere la mamma. Lui ha pensato addirittura che la mamma fosse morta. È giusto, diciamo, far pagare ai bambini questo tipo di violenza? E cosa si deve fare e cosa si può fare? Allora, la violenza assistita purtroppo esiste in quasi tutte le coppie, ahimè anche in quelle che non arrivano mai alla separazione, dura per anni, e quelle ai quali i minori assistono e si costruiscono nella loro mente uno stile di famiglia e di coppia che è quello, pertanto rifaranno quei comportamenti. Occorrerebbe evitare certi estremi. In realtà l'integrazione tra il profilo giuridico e quello psicologico è la cosa ideale, perché immediatamente dovrebbe iniziare, nel momento in cui una coppia o una famiglia è in crisi, un percorso e un supporto psicologico obbligatorio. Questo eviterebbe di arrivare poi a quelle situazioni estreme che noi vediamo in TV e che sfociano in tragedie, chiaramente, tenendo presente che per i minori una cattiva madre è sempre una madre, un cattivo padre è sempre un padre, quindi sono realmente misure da prendere in extremis. Occorre poi valutare caso per caso, ovviamente. Grazie. Ultima domanda invece a Rosa Praticò, cosa in questo percorso l'ha sorpresa di più? Allora, positivamente ci ha sorpreso la grande partecipazione. Abbiamo avuto tante persone che ci hanno accompagnato e tante persone che si sono strette intorno a noi. Quindi questa è la grande sorpresa in un momento così difficile. La sorpresa in negativo non esiste, perché abbiamo fatto un percorso tutto in salita. Siamo qui proprio dopo 10 appuntamenti in giro per l'Italia e con una comparazione con la Francia, quindi penso proprio di essere molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto io e la mia presidente Virginia Ciaravolo.